ben tornato. Grazie. È stato piacevolissimo vederti tornare a correre, perché immagino che per te sia stato un inferno dover rinunciare a calcare il cambio di gioco, dover rinunciare a questo sogno che tu avevi all'inizio della stagione di indossare la casacca rossonera per colpa di purtroppo problematiche fisiche. Sì, ti ringrazio del benvenuto. È stato un periodo particolare, un periodo che mi ha tenuto fuori per cause che a volte nemmeno si capiscono, però sono problemi fisici che ora fortunatamente sono passati e non so se siano dovuti dal Covid, non dal Covid, ancora non abbiamo capito bene, però era uno stato che non potevo assolutamente giocare, correre, mi hanno stoppato subito e quindi ora fortunatamente è passato e si ritorna ad avere quel sogno che avevi tu, si ritorna a voler fare le 100 presenze con la nocerina, a fare meglio possibile. E mi è dispiaciuto tanto non dare una mano ai ragazzi nel periodo, diciamo, tra virgolette più buio, che si sono trovati da soli in difficoltà e lì ci dovevo essere. Quello è stato forse il rammarico più grande, non poterli aiutare. Però ora alla fine si scelgono delle priorità, avrei potuto mollare e dire basta, non gioco più, basta, perché non esiste. Però mollare sarebbe stato brutto e quindi ripartiamo ancora più forti di prima, con la voglia di un ragazzino come era prima e poi per questa maglia a cui sono legato e dove voglio terminare la mia carriera, era il mio sogno, lo sapevate, quindi ripartiamo. È una voglia che è alimentata anche da una ventata di ottimismo e di gioia portata dalla nuova presidenza. Tu l'hai vissuta, gli inizi l'hai vissuta dall'esterno, cosa ti è parso e soprattutto che emozione hai provato a vedere San Francesco così pieno domenica scorsa? Bellissimo, ho detto finalmente è tornata la nocerina che conosco io, perché prima sinceramente sì, eravamo nella nocerina, ma era un'altra cosa rispetto alla nocerina che conoscevo io. E i tifosi non c'erano allo stadio, e c'erano tante cose che non erano, portavano a dire che non era più la nocerina, e era evidente anche a voi, sotto gli occhi di tutti. Quindi ora ho avuto la fortuna di parlare con Nunzio anche prima che poi entrassero come definitivamente, e sono felice perché loro sono persone ambiziose, hanno voglia, vogliono fare bene, hanno capito l'importanza della piazza che non c'era, quindi subentrare in una piazza così per loro vuol dire avere grande voglia, perché sennò tante cose tra virgolette non se le sarebbero prese, e hanno entusiasmo da vendere e non può che far bene a tutti. Il mister ci ha detto che ci vorrà ancora un po' di tempo per rivederti in campo, tornerai un'occhiata al calendario in quella fase in cui la vicerina deve vendicarsi per tantissime virgolette maggiormente di qualche torto e di qualche situazione particolare sul Milano. Sì. Hai voglia probabilmente anche per questo, perché c'ero anch'io. La partita persa con Cerignola, quella con la Casertana non credo ce la farai, a quella di Fasano soprattutto, a quella con la Candianese. Saranno partite che potranno dire se questa Cerignola può centrare i playoff con un Mazzeo in più. Certo, ma noi a parte questi torti e queste sconfitte, noi dobbiamo riscattarci da un periodo buio calcisticamente, secondo me, dove i ragazzi hanno sofferto tanto, perché comunque sono ragazzi giovani, hanno bisogno di avere degli stimoli, hanno bisogno di lavorare in un certo modo, e lo stesso i tifosi, lo stesso voi, e comunque lavorare nel calcio si lavora in un determinato modo in tutte le categorie, non c'è nella Serie A, nella Serie D, non cambia niente, si lavora nello stesso modo. E per loro, vedendoli e sentendoli parlare, stanno incominciando a trovare quel riscatto che tutti volevano e che la voglia l'hanno sempre avuta. E non avevano forse la possibilità di esprimersi al meglio, però la voglia vi assicuro che ce n'era tanta, quindi la stessa che ho io, e proveremo a fare il massimo, proveremo sicuramente a raggiungere l'obiettivo. Un messaggio che Mazzeo vuole lanciare ai tifosi? Ma che li voglio bene, ho ricevuto tanti messaggi, tante chiamate da loro e sono sempre stati nel mio cuore, quindi spero di regalargli più soddisfazioni possibili da qui alla fine, l'anno prossimo, fino a quando le mie gambe reggeranno.